Da ieri c'è stata un'altra sentenza, quella per Città della Scienza. L'unico imputato è stato assolto. È deluso per questa conclusione. Chiaramente c'è molta amarezza, insomma, lo dico da napoletano, non solo da sindaco, insomma, che la magistratura non riesca a individuare i colpevoli di una vicenda così grave, c'è amarezza. Perché è chiaro, mi rendo conto che fare indagini è difficile, l'ho fatto per tanti anni, quindi non è un giudizio, come dire, che uno dà nei confronti della magistratura, è l'amarezza oggettiva che una vicenda così grave che ha ferito la città e non solo la città, perché vi ricorderete la mobilitazione internazionale e nazionale che ci fu, uno sapere che non si è riusciti a individuare i responsabili di un evento di chiara matrice dolosa, di cui anche, insomma, diverse piste si potevano forse anche intuire ed approfondire con forza sin dall'inizio, un po' di amarezza la pone. Speriamo che non sia la parola fine, perché poi le indagini, ci sono alcuni filoni che si chiudono, magari altri che si sono aperti o che si possono aprire. Mettere la parola fine sarebbe molto amaro.